Eccoci, tornati in diretta al fatto di Giancarlo Marcotti, come ogni lunedì, che fa luce, insomma, su quelle che sono le notizie più importanti del momento, ma soprattutto anche le notizie sulle quali e intorno alle quali c'è più polemica. Ciao Giancarlo, buongiorno, ti saluto subito oggi. Buongiorno a te, Emanuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo molte cose da dire oggi. Naturalmente, se i nostri telespettatori vogliono segnalarci anche altre questioni, noi siamo qui. Non è detto che magari riusciamo a parlarne oggi, ma potrebbero essere da spunto per le prossime puntate. Ma io metto subito sul tavolo il primo argomento, che poi, Giancarlo, è la notizia che questo fine settimana ha scombussolato un po' gli animi della politica, ed evidentemente non solo della politica, ma anche quello del diretto interessato. Guardate questo articolo che sono andata a pescare tra i tanti che sono stati pubblicati in queste ultime ore. È la difesa di Tridico, il presidente dell'INPS, ovviamente nell'occhio del ciclone per la notizia che ha portato in superficie il suo aumento di stipendio da 60.000 euro a 150.000. In un momento ovviamente un po' delicato, però ci arriviamo tra poco. Lui dice: vogliono colpire il governo attraverso me, non lascio, le accuse sono infondate. Perché ecco, mentre da una parte c'è chi non commenta nella maggioranza, chi difende il presidente dell'INPS, sempre nella maggioranza, dall'altra parte abbiamo invece nell'opposizione la richiesta di dimissioni per il presidente dell'INPS. Lui dice: io non lascio. E dice anche, quindi a polemica si aggiunge polemica, perché se il presidente dell'Istat prende 240.000 euro non si scandalizza nessuno. Dunque, intanto partiamo da questa affermazione che ha fatto Tridico e poi analizziamo i fatti. Giancarlo, secondo te vogliono colpire il governo con la questione appunto dell'aumento di stipendio o non c'entra nulla? No, penso che le cose non possano essere collegate, ma però lasciami fare un'analisi di questa situazione che è veramente paradossale. Allora, il problema non è l'ammontare dello stipendio che deve avere Tridico. Io penso che un presidente dell'INPS debba prendere più di 60.000 euro all'anno, no? Beh, se vogliamo, la cosa anomala erano i 70.000 euro l'anno, però una volta che era stata stabilita quella cifra, portarlo a 150.000 euro in questo momento, cioè subito dopo che il Movimento 5 Stelle ha esultato per il taglio dei parlamentari e soprattutto per il taglio della spesa pubblica, cioè questi famosi 50 milioni di risparmio che avremo, perché chiariamo che oggi i parlamentari non sono stati tagliati, verranno tagliati solamente quando ci saranno le prossime elezioni. Ma era assolutamente inopportuno portare in questo momento quello stipendio, una volta tanto, solo dal punto di vista numerico. Tridico aveva ragione, nel senso che non è partito da lui la questione dell'aumento, era una cosa già prevista, quindi diciamo da quel punto di vista la difesa di Tridico doveva però fermarsi qui. Invece quando entra lui a dire vogliono colpire me per colpire il governo, lì sbaglia. Cioè, ha ragione sul fatto che il presidente dell'INPS non può guadagnare soltanto 60.000 euro all'anno, perché insomma ha un ruolo di una importanza tale che insomma è corretto che abbia uno stipendio più adeguato. Sì. Ma non è assolutamente corretto che lui invece la voglia, proprio lui che dovrebbe stare lontano dalla politica, la vuole buttare in politica dicendo che si vuole colpire il governo. Questo è, diciamo, il paradosso del quale inizialmente Sì, parlavo. ecco, ci sono tantissime cose che vorrei chiederti, vediamo se riesco a elencarle nell'ordine anche corretto. Allora, intanto rispetto a quello che dicevi tu, beh, è l'errore che facciamo un po' tutti, perché poi appena è esploso sto caso Tridico, no? Tutti si sono messi a parlare del governo, di quando è stata presa la decisione, qualcuno ha cominciato a dire, beh, ma c'entra anche la Lega perché l'anno scorso governava con il Movimento 5 Stelle, si è inserito Salvini che ha detto, ce l'ho qua il suo virgolettato, la decisione è stata stabilita il 7 agosto del 2020 per decreto del ministro Catalfo e Guarnieri, quindi insomma in realtà è una decisione che è stata presa a posteriori. E il
Movimento 5 Stelle si difende, quindi diciamo che in un batter d'occhio è diventata una questione politica. L'altra cosa che ti volevo chiedere è se secondo te è ipocrita, appunto, altra questione che hai sollevato tu, pensare che un presidente dell'INPS debba prendere meno di 60.000 euro e quindi se è ipocrita, scusate, basarsi sull'aumento di stipendio che magari è doveroso, ma certo non in questo frangente, altra questione. E poi ho messo in sovrimpressione quest'altra domanda, caso Tridico è uno scandalo o amara routine? Cioè, l'amara routine, per amara routine io intendo dire che ci riempiamo sempre la bocca di ma la politica costa tot e la cosa pubblica costa tot troppo rispetto a come sta andando il paese, ma questi fatti si verificano sempre, appunto abbiamo votato per il taglio dei parlamentari che al momento non porterà nessun risparmio per le casse dello Stato se non in futuro e ci accorgiamo che invece ci sono questi scatti, no? Questi aumenti di stipendio in periodi nei quali peraltro gli italiani stanno aspettando ancora risposte, guarda caso proprio per esempio dall'INPS, no? E quindi insomma, diciamo che messo tutto nello stesso pentolone, per quello che dicevo, le cose da chiederti sono tante, cerchiamo di analizzarle insomma una alla volta o parallelamente. Sì, ma allora qui io cercavo di stare fuori dall'agone politico, ma come hai detto tu è praticamente impossibile, Sarebbe no? bello ogni tanto, però non si riesce, cioè in 2 secondi siamo diventati subito, è diventata una querelle politica questa. Esatto, quindi devo entrarci anch'io. Così, ciò che emerge è il paradosso, quando io ho chiamato il paradosso. Ma che è tutto interno al Movimento 5 Stelle. Cioè, se tu, Movimento 5 Stelle, fai tutta, anche dalla tua nascita, no? Fai tutta una campagna contro la casta, gli stipendi d'oro e le pensioni d'oro e così via. E poi dopo, quando sei lì, ti comporti come si sono comportati gli altri. E allora è al tuo interno che c'è un paradosso, cioè se anziché voler far vedere, guardate che i presidenti dell'INPS adesso, io so che prima di Tridico Boeri guadagnava 100 e rotti mila euro più dei bonus, supponiamo anche fossero 140 mila euro. Perché Tridico aveva 62 mila euro? Perché probabilmente il Movimento 5 Stelle voleva far vedere, avete visto, quando noi mettiamo invece i nostri uomini si accontentano di uno stipendio molto più così ragionevole, eccetera. E poi glielo dia 150 mila euro. È chiaro che a quel punto lì nasce la contraddizione. Quindi, ripeto, per me è assurdo che una persona che abbia un incarico così elevato prenda uno stipendio così basso, cioè all'interno dell'INPS erano tantissime le persone che prendevano più di Tridico, tanto per essere chiari, Certo. no? Ecco, ci sono già tanti messaggi, però bisogna anche distinguere un'altra cosa, perché per esempio un amico scrive, di cosa stiamo parlando? Del presidente dell'INPS? Ci rendiamo conto che un dirigente bancario a livello più basso guadagna più di 100 milioni di lordi annui? Sì, però dobbiamo distinguere anche tra privati e pubblici, ovviamente, perché poi il tema è questo, no? Noi stiamo parlando di, insomma, di soldi pubblici, quindi questo sicuramente. Poi che lo stipendio, anche se si parla di un di denaro pubblico dato a una persona che ha grandi responsabilità, deve essere commisurato appunto alle responsabilità che ha, quindi ci mancherebbe altro, altrimenti nessuno più vuole fare nulla. Franco scrive: non vedo proprio scandalo sul caso Tridico, a conti fatti guadagna meno di un parlamentare assenteista. Qui il paragone è più azzeccato da un punto di vista di soldi appunto pubblici. E poi, guarda, te li leggo tutti, Giancarlo, poi lascio a te. Certo che si poteva e si doveva evitare il raddoppio di stipendio per Tridico, costui non ha avuto alcun dubbio nell'accettarlo con un menefreghismo del prossimo che ha dell'incredibile a casa. E qui ci si. Quindi anche questo amico dice dovrebbe dimettersi. Forse perché ci sono ancora tante, tante famiglie che aspettano, no? L'assegno della cassa integrazione, eccetera, eccetera. E poi, tanto ormai siamo un paese morto, parassiti prenderanno. Fino a quando il paziente Italia avrà esalato l'ultimo respiro. Insomma, sono messaggi anche abbastanza duri. Il presidente Conte ha detto che non ne sapeva niente. Immaginiamoci tutti i consiglieri, assessori, ispettori nei paesi, cittadini che si aumentano lo stipendio tout court senza che il governo lo sappia. Come
Conte, vabbè, è impegnato a sistemare i soldi, tasse non pagate del suocero. Beh, sì, che non lo sapesse mi sembra un po' improbabile. Questo è un altro spunto, Giancarlo. Poi, per carità, bisognerebbe chiederlo a Conte. No, fa una brutta figura a dire che non lo sapeva. Un po' improbabile, appunto. Ma in entrambi i casi, voglio dire, aveva da perdere a fare una dichiarazione del genere. Cioè, se davvero lo sapeva e fa finta di non saperlo, quindi è bugiardo. Se invece non lo sapeva, fa un'altra figura di quello che non viene messo al corrente di cose. Questa importanza, cioè un presidente del consiglio che viene snobbato, diciamo, da coloro che avrebbero dovuto informarlo. Quindi, in ogni caso, dire io non lo sapevo, insomma, fa la figura un po' dell'allocco, insomma, per intenderci. Quindi, era meglio che non uscisse con una cosa del genere. Solo una piccola cosa, il pubblico se ne sarà accorto. Così parlando hai parlato di 100 milioni anziché Sì, 100 sai che ci stavo pensando in questo momento, 100.000 assolutamente, sì, dello stipendio, milioni. magari per i bancari, insomma, io glielo auguro di arrivare a quelle cifre. No, in realtà ha scritto male l'amico, io l'ho letto, però chiaramente sì. Sì, hai fatto benissimo a rimarcarlo, certo, magari, adesso non esageriamo. No, ma lo dicevo soprattutto proprio per sottolineare la verità di quel messaggio inviato dall'ascoltatore. Cioè, non è uno scandalo se Tridico guadagna 150, arrivasse a guadagnare 150 mila euro all'anno, lorde ovviamente, no? Perché sarebbe uno stipendio assolutamente in linea, anzi, come dice giustamente Tridico, altre persone guadagnano 240 mila euro. E altre ancora molto di più dei 240 mila euro, ma teoricamente i 240 mila euro, essendo lo stipendio del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere il top, no? Cioè nessuno dovrebbe guadagnare, nessun dipendente pubblico, chiaramente non nessuno in senso assoluto, nessun dipendente pubblico dovrebbe guadagnare più del Presidente della Repubblica. Dato che il Presidente della Repubblica guadagna 240 mila euro l'anno, al massimo dovrebbe, ed in effetti ci sono parecchie persone che guadagnano 240 mila euro l'anno proprio perché, essendo dipendenti pubblici, non possono guadagnare di più. Quindi molto più di quanto guadagnerebbe Tridico qualora passasse questo aumento. Ma ripeto, il problema è che tu non puoi fare, noi rifaccio il Movimento 5 Stelle, noi ci riduciamo lo stipendio, dobbiamo ridurre lo stipendio parlamentare, dobbiamo ridurre qua, eccetera, così, e vantarsi di aver nominato un nuovo presidente dell'INPS che guadagna soltanto 62 mila euro lordi l'anno e poi dopo aumentarlo a 150. Qua si fa la figura veramente e questo è l'aspetto fondamentale. Poi arriviamo anche da un referendum, quindi anche a livello, diciamo, di tempistica, è stato deleterio per l'Ipsen. Ok. Forse tra qui a 6 mesi, 7 mesi, quando ci eravamo magari dimenticati il referendum, il taglio del parlamentare e così via. Perché ricordiamo, ultima cosa, ma brevissima, che Di Maio, dopo il referendum, fa bene, adesso che abbiamo tagliato i parlamentari, ora gli taglieremo anche lo stipendio. Prima cosa che esce, ridico se lo triplica lo stipendio. Allora, c'è anche chi non è d'accordo con quello che stiamo dicendo, con quello che hanno scritto gli altri. Io li leggo tutti i messaggi, quindi insomma, facciamocene una ragione, sia pro a favore. Quindi leggo anche questo, dice, beh, è vergognoso riferire la malignità dell'eter sul suocero di Conte, sempre complimenti. Leggo anche il vostro, io leggo tutti i messaggi che scrivete, chi ci segue lo sa che non ho problemi, sia positivi che negativi. Ci sono amici che la pensano in un modo, amici che la pensano in un altro, quindi ripeto, io leggo tutto, anche questo, che condivido sul merito, poi non so,
insomma, a livello proprio di giustizia, diciamo così, relativa allo stipendio, se erano troppi, se erano pochi i soldi che prendeva Tridico, se avrebbe comunque dovuto prenderne di più indipendentemente dalle altre decisioni della politica. Queste sono valutazioni che ovviamente non spetta a me fare, ma non perché io non voglia farle, magari è una mia idea, ma non è detto che sia quella giusta. Meritocrazia. Secondo questo amico, indipendentemente da tutto, Tridico non si merita, insomma, probabilmente di guidare l'INPS, perché dice, per come ha guidato l'INPS in questo periodo, anche 60.000 annui erano troppi. Però la meritocrazia, lì io sono d'accordo, forse bisognerebbe proprio concentrarsi su quello in generale, Giancarlo. Beh, chiaramente non l'abbiamo ancora citata, ma ovviamente alla base sta anche la competenza delle persone, eccetera. Quindi, se noi purtroppo riscontriamo tante cose che non vanno nell'INPS, è chiaro che a quel punto il numero uno deve andare sotto esame, insomma. E in questo momento l'INPS non è che sia uno di quegli enti che vengono considerati, diciamo, cioè è un ente che ha avuto un carico di lavoro probabilmente eccessivo e che non è riuscito a svolgere appieno. Cioè, se alcune persone non hanno ancora preso ciò che gli spettava da diversi mesi, se le aziende in gran parte dicono che devono intervenire loro per sostenere i loro dipendenti che non hanno potuto lavorare in quei mesi lì, qualche cosa non ha funzionato all'interno dell'INPS. Poi ci possono essere tutte le scuse del mondo, anche scuse accettabilissime. Certo. Altra questione è il buon senso che pone Roberto. Leggo anche il suo messaggio. Tridico e tutti i dirigenti statali hanno degli stipendi assurdi, una retribuzione decorosa è un conto, una paga stratosferica è un'offesa alla comunità. Ragionate a modo vostro e ci ritroviamo così. Non so chi intenda ragionate. Vabbè, allora, però ecco, buon senso. Anche su questo io mi trovo d'accordo, ma questo vale per tutto, no? Cioè, bisogna riconoscere uno stipendio adeguato a chi ha delle responsabilità, e però poi bisogna anche mettere dei paletti, no, Giancarlo? Soprattutto se parliamo di denaro pubblico, chiaro, perché questa è la distinzione primaria. Privati poi possono fare ciò che vogliono con i loro soldi, no? Assolutamente, certo, io non l'ho sottolineato, hai fatto bene a sottolinearlo tu, ma questo direi che è un aspetto fondamentale. Cioè, non staremmo a parlare in questa maniera se parlassimo di un dipendente privato. Un dipendente privato esce da qualsiasi canone, è il dipendente pubblico, quello che paghiamo tutti noi, il cui stipendio deve essere monitorato con attenzione. Se un imprenditore vuole pagare un suo dipendente molto più di quanto vale, è libero di farlo. Non penso che faccia bene l'imprenditore, ma è libero di farlo. Ma lo Stato no, l'amministrazione pubblica no, non può permettersi di pagare di più di quanto sarebbe necessario un dipendente pubblico, perché il dipendente pubblico lo stiamo pagando tutti noi, questa è la verità. Comunque, guardate, indipendentemente da tutto, adesso se volete scrivere ancora, leggeremo i vostri messaggi. Vale un po' quello che, cioè, mi sento di ripeterlo io, che Giancarlo ha detto in apertura di collegamento. Ha detto: questa non avrebbe dovuto essere una questione politica, no? Noi ne stiamo parlando perché poi lo è diventata e perché purtroppo funziona così, però è vero, cioè non dovrebbe essere polemica politica per forza, Giancarlo, quindi mi sento di dirlo perché qui, come sempre, non è che si prendono le difese o l'accusa di qualcuno, si cerca di parlare di notizie. Ovviamente poi ciascuno ci mette del suo, ma nessuno obbliga gli altri a ragionare allo stesso modo, ma insomma si valutano le notizie a seconda di come prende, di come la piega viene presa poi, no? Da queste notizie, perché è quello, l'opinione pubblica recepisce a volte delle questioni in un modo e quindi noi le valutiamo, insomma tu le valuti, perché poi in questo caso magari tu dici più la tua idea, la tua opinione. Sì, certo, non ne conosco altre che non la mia. No, anche perché esatto sarebbe impossibile. Però dico, però tu hai detto come prima cosa, Giancarlo, ecco, è sbagliato mettere tutto insieme, no? Politica, qualsiasi notizia arriva, va alla politica e quindi è dimissioni, e viva questo, e viva quell'altro, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Ecco, bisognerebbe prendere un po' di distanza.
Certo, però ti ripeto, poi alla fine veniamo anche coinvolti in discorsi politici perché se vogliamo è questa questione della politica che vuole essere anticasta, tagliamo i parlamentari, riduciamogli lo stipendio, tagliamo gli stipendi a questi e altri. Allora, se continuiamo a tagliare gli stipendi, può anche andare bene, ma dobbiamo anche prendere in considerazione la famosa meritocrazia, cioè alla fine, voi pensate che una persona che vale possa accettare un incarico per, non so, 10.000 euro l'anno? Senz'altro non può accettarlo, a meno che non sia una persona miliardaria, che allora non gli interessa nulla che abbia 10.000 euro all'anno di stipendio, o che ne abbia 100.000, per lui è uguale, perché tanto non gli cambia la vita avendo disponibilità finanziarie. Può Sì, anche è farlo questione gratis. però anche di sì, su questo io sono d'accordissimo, chiaramente può più accettare una persona che non ha problemi di conto in banca, però comunque è anche una questione di faccia, no? Perché poi, insomma, siccome si prendono anche delle responsabilità, è giusto che in qualche modo ci sia come dire, un minimo di cuscinetto rispetto a quello che potrebbe succedere, no? Perché la responsabilità deve essere pagata. Però torniamo al discorso di prima, chiaramente con criterio e buon senso. No, certo, noi sappiamo che ci sono, faccio un esempio banale, molti sindaci o comunque un certo numero di sindaci che rinunciano alla loro indennità. Sono persone che chiaramente hanno, magari i sindaci di piccole città avrebbero delle indennità comunque e che rinunciano proprio perché lo fanno con spirito così per partecipare alla vita pubblica e non per appunto avere un guadagno. Però tutto questo invece, se noi lo mettiamo in un discorso politico anticasta, è chiaro che poi dopo nascono queste cose. Cioè, quando tu dici voglio tagliare gli stipendi, voglio tagliare il numero dei parlamentari, eccetera, così, appena ti capita una questione come quella di Tredico, immediatamente scoppia la polemica politica. Ok, va bene Giancarlo, allora lasciamo aperta la questione qualora i nostri amici volessero tornarci, ma insomma io mi auguro che non se ne continuerà a parlare, non se ne continui a parlare a lungo, insomma ci sono altre questioni più importanti, siamo quasi in chiusura, ma io so che tu Giancarlo volevi fare una precisazione ancora su uno dei temi che abbiamo discusso anche nelle scorse puntate, ma che diventerà per forza di cose uno dei temi più caldi di questo autunno, che è il Recovery Fund. Ora aspettiamo di capire quali sono i progetti che entro il 15 ottobre, almeno la prima bozza, il governo proporrà alla Commissione europea, dopo le linee guida che sono arrivate proprio dall'Unione. Ma insomma, che cosa volevi rimarcare? C'è qualche cosa che non ti quadra? Guarda, Manuela, io sono davvero stufo di sentire alla televisione una parte politica e poi anche tutti i media, eccetera, così, che parlano, quando si riferiscono al Recovery Fund, di prestiti a fondo perduto e parlano di 82 miliardi a fondo perduto. Ma più che essere stufo di coloro che diciamo, in questo momento sono al governo e che vantano questo come un grande successo del nostro governo in Europa, la cosa che mi stupisce di più è che l'opposizione non va a rimarcare quello che è un evidente errore. Allora, i numeri sono numeri e non sono opinioni. Ok? Allora, io mi sono fatto anche uno schema proprio per non sbagliarmi neanche di. Ma velocemente, guardate. Allora, il Recovery Fund è un fondo di un ammontare complessivo di 750 miliardi. Di questi, 390 miliardi sono sovvenzioni, non parliamo di fondo perduto, diamogli un nome, sovvenzioni, dopo spieghiamo eventualmente che cosa vuol dire. Mentre 360 miliardi sono prestiti, benissimo. Questi 750 miliardi come vengono raccolti? Vengono raccolti tra i vari stati, che ognuno versa una quota, e
e ognuno versa una quota naturalmente in base al proprio peso all'interno dell'Europa. L'Italia ha il 12,8% come peso, quindi il 12,8% di 750 miliardi sono 96 miliardi. Quindi, tanto per capirci, lo ripeterò fino all'infinito. Pronti via, noi dobbiamo tirar fuori 96 miliardi per metterli appunto in questo fondo. Sì. Dei 96 miliardi abbiamo detto che dei 750 miliardi sono divisi in 3,90 e 3,60, quindi questi 96 miliardi noi li dobbiamo dividere esattamente nella stessa proporzione e salta fuori che quindi noi nel primo fondo che abbiamo chiamato di sovvenzioni dobbiamo mettere 50 miliardi, nel secondo fondo, quello che abbiamo chiamato prestiti, 46 miliardi. Queste sono le nostre quote, quindi dobbiamo tirare fuori questi soldi qua. Benissimo. Ora, se noi dal primo fondo, quelli di sovvenzioni, riceviamo 82 miliardi, ma 50 se li mettiamo noi, ce li dobbiamo mettere noi, quello che è a fondo perduto sono 32 miliardi, non tutti 82, perché degli 82 miliardi che prendiamo, 50 sono nostri. Quindi Ok. è continuare a parlare di 82 miliardi di fondo perduto è sbagliato e non capisco perché diciamo, l'opposizione non faccia rilevare una cosa del genere. Ultima cosa, ma non meno importante, comunque uno dice, vabbè, non saranno 82, saranno 32 miliardi a fondo perduto, prendiamoceli. Sì. Prendiamoceli, ma neanche i 32 miliardi sono a fondo perduto, perché comunque la sovvenzione all'Unione Europea annuale rimane. E in quella sovvenzione noi normalmente diamo 15 miliardi e ne riceviamo indietro 10, quindi ci perdiamo 5 miliardi ogni anno. E teniamo conto che i 32 miliardi, quelli famosi di cui parlavo prima, a fondo perduto, sono 32 miliardi anche quelli in 7 anni, non in un mese. Quindi alla fine non arriverà a un italiano un euro in più di quanto l'Italia versa all'Unione Europea. Questi sono numeri, non sono cose. Ultima cosa, ma non la meno Sì. importante, la più importante. Uno dice, vabbè, noi diamo i soldi, ce li ridanno indietro, un po' più, un po' meno, vabbè, ok, ma quelli che ce li danno indietro solo con l'imposizione che noi dobbiamo spendere quei soldi nella maniera che ci dicono loro. Quindi anche questa cosa qua, capite che se gli italiani volessero fare qualche cosa che non piace all'Europa, non lo possono fare neanche con i propri soldi, perché Ok. l'Unione Europea ti stabilisce solo, ti approva solamente i piani che vuole approvare. Quindi se noi vogliamo, che ne so, investire sul petrolio, non possiamo farlo, non possiamo farlo perché dobbiamo investire, che ne so, sull'economia verde. No, 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 Magari. chiaro, chiaro Giancarlo, ma infatti, guarda, sono tutti dubbi che rimangono, permangono e soprattutto che peraltro hanno, insomma, mettono, come dire, in uno stesso pentolone tanti paesi che però sono strutturalmente diversi, perché poi stavi dicendo quello e quindi, però siccome adesso dobbiamo chiudere, faremo altre puntate dedicate e peraltro altri approfondimenti, perché l'ho detto proprio in apertura, insomma, mettiamoci il cuore in pace e continueremo a parlare sempre di più di Recovery Fund. Quindi mi auguro che prima o poi i punti fissi siano messi nero su bianco ancora meglio. Intanto c'è chi ci scrive che, insomma, con piacere, insomma, questo spazio, date spazio alle diverse opinioni, come al solito non è nero o bianco, beh, è quello che almeno io cerco di fare, e infatti l'ho detto prima con un sorriso, che io leggo tutto e sono ben disposta a sentire tutte le sollecitazioni che fate, mai da una parte unica e mai dall'altra parte unica, al centro, anche perché appunto nessuno ha la verità in tasca, né io per prima, né tantomeno Giancarlo Marcotti. E neanche voi, insomma, nessuno. E quindi vedremo un po', mettendo insieme tutte le varie idee, ipotesi, opinioni, se quantomeno riusciamo a capire qual è la strada che più si avvicina alla verità. Ecco, noi cerchiamo di fare il possibile senza avere l'arroganza di pensare di aver ragione. Lo dico sempre perché poi c'è questo rischio, no? Che quando si affrontano temi politici,
si pensi sempre che chi ne parla è fazioso o debba necessariamente voler aver ragione. Non è questo il caso, magari altri lo fanno, noi no. Grazie Giancarlo Marcotti e alla prossima puntata del Fatto di Giancarlo Marcotti. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Va bene, va bene. Grazie a chi ci saluta, chi si dice d'accordo, ma io insomma lo ripeto sempre anche a costo di essere noiosa e poi vabbè, insomma, ciascuno tirerà le sue conclusioni. Amici, grazie per averci seguiti fino a questo momento. Io vi lascio in compagnia di un approfondimento, di più approfondimenti, ma subito quello che seguirà riguarda qualche consiglio di investimento in un contesto difficile di mercato, quali possono essere le opportunità a cui aggrapparsi, per così dire, sempre lasciando libera gestione e opinione altrui. E poi tutte le nostre pillole formative e informative per tornare sul live sui mercati alle 14:30. Quindi grazie ancora per essere stati con me e vi auguro una buonissima giornata.